Il ritorno di Zeman si avvicina, salvo imprevisti. Giovedì prossimo ci sarà il crisma dell'ufficialità. Dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi, il tono e le parole rilasciate sull'argomento dal presidente del Pescara Daniele Sebastiani nel corso della trasmissione Solo Calcio lasciano intendere che appunto il ritorno del boemo è piuttosto concreto. Per me certi rapporti vanno prima di ogni altra cosa. Sicuramente non ci sono rimasto bene nella precedente esperienza, però non ho mai discusso le qualità dell'allenatore. Lo sapete, l'ho sempre detto, io per me Zeman lo prenderei tutta la vita come allenatore. Poi non ci siamo trovati per certi aspetti, ma siccome non deve allenare me, deve allenare la squadra. Non ho mai fatto mancare il mio appoggio a nessuno, figuriamoci se lo faccio mancare ad una persona che ha segnato la storia di questa società. Quindi non è quello il problema, mi ritengo una persona molto intelligente, per cui non credo sia quello il problema. Quindi Presidente, se ci fossero le condizioni, i presupposti, lei aprirebbe senza problemi al ritorno di Zeman, questa è un po' la sintesi. Ma io apro al ritorno di Zeman, apro al cambio di proprietà, apro a tutto quello che può portare a fare bene a Pescara. A me va benissimo, ho dato incarico, come vi ho detto, a Daniele per fare questo lavoro, e pertanto appena sarà possibile faremo tutte le scelte del caso e cominceremo a lavorare. Giovanni? Però, Presidente, ci può confermare l'ingresso di nuovi soci? Cioè, tra due giorni lei ufficializzerà l'ingresso o c'è ancora qualche dettaglio da perfezionare? Ma io devo solamente discutere io su quelle che sono le condizioni. Poi se l'ingresso ci sarà fra 10 giorni, un mese, Pescara si iscrive al campionato, ha già fatto la sua fiduzione bancaria, per cui il problema non esiste. A me l'importante è che sia io certo del fatto di avere qualcuno insieme a me, perché il calcio, se lo vuoi fare a certi livelli, è diventato molto dispendioso e quindi difficilmente un imprenditore del mio livello può fare calcio da solo.